Cedo la parola adesso al dottor Franco Mastrodonato, responsabile della Domus Aurea di Bagnoli del Tirino. Si dice sarò breve e quando si dice sarò breve poi si diventa lunghi. E allora vi dico sarò lunghissimo con la speranza di essere breve. Altrimenti fra poco tanto siamo rimasti in pochi, ordiniamo la cena e andiamo avanti. In questo mese è la terza volta che mi trovo in Agnone a partecipare a dei convegni. Di solito sono, non dico restio, anzi, così mi propongo sempre, a volte in prima persona, come promotore di questi interventi. Però stare per 3 volte ad Agnone in un mese e vedere, ascoltare, palpare un fermento incredibile, perché è incredibile, anche se siamo in pochi, fuori se ne parla dal barbiere, in ogni dove. Questo fermento si trasmette e si sente, si ascolta. Ed è un fermento positivo, sicuramente positivo. La giornata passata con la delegazione interministeriale, è una settimana, 15 giorni fa, forse mi rimarrà immemorabile veramente. C'era un'atmosfera incredibile, voglia di fare, voglia di dire, voglia di costruire. Da cosa viene fuori questo fermento? Forse dal fatto che siamo ridotti al lumicino? Anche, mettiamocelo, perché no? Ma viene fuori, ecco, dalla voglia di riscatto, viene fuori dalla voglia di affermare veramente una volta per tutti, per tutto, chi siamo e di dire quali sono le nostre potenzialità, di cominciarcele a spendere e a spenderle nella maniera giusta. Ed è quest'ultima parola che però, qual è la maniera giusta? Allora ecco il confronto, ecco il modo di riflettere, anche di accapigliarsi, di non essere d'accordo, per carità. Esempio di questo fermento, abbiamo sentito i dirigenti scolastici, beh, con molto impeto. Noi non ci piangiamo addosso, diceva la professoressa Tomasetti, noi facciamo benissimo. Professor Berardo, che con la sua lunga esperienza di uomo di scuola ha elaborato questo progetto, piaciuto alla delegazione interministeriale, e io vorrei trovare a chi non piace, forse facciamo prima. Brillanti idee che vengono dalla sua esperienza, un progettino semplice. Ci sono delle linee tracciate. Certamente bisogna riempirle di contenuti, bisogna attualizzarle, trovare le risorse economiche, eccetera, ma c'è una traccia ben precisa. Abbiamo il conforto del nostro vescovo e su questo, si poteva stare tranquilli e sicuri e la Chiesa sarà sempre con noi. Su questo non c'è dubbio, proprio perché mi è capitato già di dire, rappresenta quell'identità, al di là anche dell'aspetto spirituale, è un'identità sociale che ha radici profonde, la Chiesa la rappresenta in tutto questa identità. Io non ho preparato una relazione, vado sulla traccia del mio tema che era identità, cultura, impresa, formula vincente per un reale sviluppo socio-economico. Bene. Questo fermento dove viene fuori? Ci hanno tolto la provincia, le strade provinciali sono ridotte proprio ai minimi termini, non si sa chi deve mettere mano. Ci hanno tolto le comunità montane, hanno fatto bene, hanno fatto male, ho avuto già occasione di dire che non sono questi i momenti per parlarne, ma un aspetto positivo l'hanno avuto. Probabilmente è proprio da lì che nasce il fermento. E qua dobbiamo cominciare veramente a pensare a noi stessi, ci dobbiamo dare da fare. Ingegner Cinocca diceva, parlando nel suo intervento, ma 20-30 anni fa dove eravamo? Dove stavamo? E quello è il guaio. Dove stavamo? Abbiamo delegato per troppo tempo e in malo modo. E non voglio fare l'antipolitico, ma probabilmente, caro Vincenzo, nell'organizzare questo convegno, forse dovevamo fare una cosa diversa. Si parla di scuola, si parla di territorio, è giusto che ci siano i dirigenti scolastici, è giusto che ci siano i sindaci. Ma probabilmente sono gli unici che qui non dovrebbero esserci, perché talmente immessi nel loro ruolo, talmente incastrati
così, nei loro schemi, probabilmente non riescono a vedere una nuova politica, un nuovo territorio, un nuovo modo di essere e di pensare. È una provocazione questa sicuramente, perché chiaramente il vostro ruolo qui oggi, il vostro intervento è stato prezioso, ma va visto anche in termini di contraddizione, perché di contraddizioni ce ne sono tante. Io ne ho colta una, per esempio, ecco, poc'anzi, visto che vado a braccio, nell'intervento del sindaco di Trivento. Inconsapevolmente, inconsciamente, fa il sindaco, svolge il suo ruolo ed è il sindaco di Trivento. Si parlava di campagna, si parlava. Trivento è una grossa campagna, tante partite IVA, ha ragione, non ha detto nulla di sbagliato, sono agricoltori. È venuta fuori la parola dell'Istituto Tecnico Agrario e forse, no, dentro, ma è normale, umano, non è un rimprovero, viene fuori. Ma perché non facciamo allora l'Istituto Tecnico Agrario a Trivento? Ma no, forse è venuta l'idea dalla professoressa Cimino, forse è meglio che si faccia ad Agnone, eccetera, eccetera. Dove voglio arrivare? Sono provocazioni queste, Santoresi, non ti preoccupare, non è una polemica la mia, è una provocazione per arrivare a dire un'altra cosa. Che si parla di scuole e ci sono i dirigenti, si parla di territorio e ci sono i politici. Ma questa parola, territorio, ma cos'è? E allora mettiamoci nei panni di un genitore per definire qual è il territorio. Il territorio è la propria casa, il territorio è il proprio figlio, che la mattina non può uscire alle 6 di casa per raggiungere scuola e tornare alle 3, alle 4 del pomeriggio e poi deve fare anche i compiti e poi ripartire il giorno dopo. Quello è un territorio. E quando parliamo di territorio, abbiate pazienza. Si parte da là. Se vogliamo parlare del nostro corpo, si parte dalla cellula. Ma io faccio medicina olistica, la cellula e il tutto hanno lo stesso significato. E apprezzo il principio olistico anche espresso nella relazione da Tommasetti verso la fine. Perfetto, la cellula e il territorio. Allora non rimaniamo però alla cellula e non rimaniamo al territorio come qualcosa di astratto, partiamo dalla famiglia e partiamo dal sindaco del più piccolo paese, il mio, che teneva 5.000 abitanti, mo ne fa 700 e stanno chiudendo, certo che stanno chiudendo, le scuole non ci stanno, i numeri e chiudono, ma il comune visto come la casa per il genitore, chiude la scuola, chiude la farmacia, chiude la caserma, è un sindaco che deve dire. Ma la mia casa non c'è più, ma il mio comune non c'è più. E allora è chiaro che quello che viene definito campanilismo, ma anche delle ragioni di essere, ecco le contraddizioni, non si può gridare contro il campanilismo perché il campanilismo e quindi a priori va condannato. Bisogna anche vedere quali sono le ragioni di quel campanilismo e quindi di quel genitore che deve mandare il figlio a scuola e di quel comune, di quel sindaco che deve chiudere la scuola e poi chiude la farmacia e poi chiude la caserma e io restituisco la fascia. Che devo fare? Allora ecco le ombre e sono ombre pesanti e per uscirne fuori come si fa? Bisogna mettere in campo una nuova idea di territorio. Allora, se comincio ad ragionare in termini olistici, che parto dalla casa per arrivare al mio rione, perché nei nostri paesi dire quartiere è già troppo, no? O dalla mia contrada in campagna, per poi arrivare al mio comune, ma per arrivare a una comunità allargata che veramente può essere territorio. E come mi sento padrone nella mia casa e mi sento padrone nel mio rione, nel mio quartiere, nel mio comune, mi sento padrone in questo territorio, allora comincia a cambiare tutto. Ok? Ma per fare questo passo che cosa dobbiamo fare? È la prima parola della mia relazione, identità. E qui inizia un circolo vizioso o virtuoso, dipende da noi altri.
Ecco perché la formula può essere vincente o perdente. Circolo virtuoso in che senso? Che una nuova identità, ecco, sentirsi, l'idea dell'appartenenza a quel territorio deve essere ancora costruita. E dobbiamo ritrovare questa identità, ecco perché il ruolo della Chiesa a cui ho accennato è importante, perché già la Chiesa è un'identità. Frosolone, Agnone e Trivento stanno già nella diocesi di Trivento, già è territorio, ma per la Chiesa è territorio spirituale, giustamente, e ci mancherebbe. Per noi quando diventa territorio di appartenenza, che possiamo alzare la bandiera e dire che sono di Bagnoli, corrisponde a dire anche che sono di Agnone, di Trivento e di Frosolone? Se non costruiamo questo, è difficile andare avanti. E chi deve intervenire allora a fare questo? E cominciamo a chiedercelo. Ecco il circolo vizioso. La scuola fa le ricerche. Benissimo, sul territorio, eccetera. I comuni si prodigano per sviluppare insieme alla scuola dei progetti, eccetera. Sta parola progetto, progetto. Ogni giorno deve essere un progetto per i nostri ragazzi, perché il futuro di un territorio sono i nostri giovani. Se i nostri giovani non vengono identificati, se non sentono il senso di appartenenza al territorio, ragionano con altre idee. Umberto parla nelle sue relazioni di altre agenzie, non le nomina mai. Ci sono quelle buone, ci sono pure quelle fuorvianti. I media sono buoni, ma molto spesso diventano fuorvianti. E allora un'altra piccola provocazione. Noi parliamo dell'alberghiero in Agnone. Agnone ci tiene all'alberghiero, io lo so e non ne voglio parlare male, ci mancherebbe. È una chicca, d'accordo? Bene. Quanti istituti alberghieri abbiamo nella regione Molise? Tre, quattro. Vinghiaturo, Termoli, sicuro. Non so se ce ne sta qualche altro. Perfetto. Che turismo abbiamo in regione? Mo ci voleva pure Decio Calasso qua per darci i numeri che ci ha dato nell'incontro con la delegazione interministeriale. In questa zona i numeri ci stanno pure. Sottoutilizzati, molto sottoutilizzati, i posti negli alberghi. I ristoranti. Chiudono, tutta la ristorazione, tutta a livello italiano, a livello nazionale, è in sofferenza, tutta. Molti alberghi che avevano il ristorante interno chiudono il ristorante, fanno la convenzione con il ristorantino a conduzione familiare vicino all'albergo stesso. E noi abbiamo l'alberghiero che esplode a livello nazionale. Perché? È MasterChef, è come si chiamano tutte le varie trasmissioni, eccetera. E tutti i ragazzi a Bagnoli saranno almeno 7, 8, 10 bambini che vanno all'alberghiero. Ma noi, con il turismo che abbiamo in regione, non voglio dire nel nostro territorio, abbiamo l'opportunità di dare lavoro a questi futuri lavoratori domani. Oggi sono ragazzi che studiano, e intanto vanno a fare l'alberghiero, perché altre agenzie si sostituiscono a quelle che dovrebbero poi invece incanalare, educare, eccetera. E queste agenzie quali sono? Ecco, è il territorio, è la famiglia, è l'istituzione sul territorio. Ma quanti ristoranti ci stanno? Ma quanti alberghi ci stanno? E quanti allievi hanno gli alberghieri? Stiamo preparando il futuro alla prossima emigrazione. Sono ragazzi che dovranno andare via. Se non invertiamo la tendenza, ma anche invertendo la tendenza, comunque è un eccesso, perché quattro alberghieri in regione sono troppi, è un istituto agrario, è poco, però ce ne sta uno, quando l'economia agricola del posto è quella che è. Sul nostro territorio, almeno dalle mie parti, ancora è grano, 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 grano. L'agricoltore guadagna un tantinello di quello che gli resta del contributo che gli arriva su quello che ha prodotto, perché se no. Allora, piante officinali, e perché no, lo dico con orgoglio, è una riscoperta, è un'occasione per la nuova agricoltura. Leggevo sul giornale qualche giorno fa, a Palata si sono inventati la canapa, altro che se la sono inventata, è un mercato.
il Meleto di Castel del Giudice, eccetera, eccetera. Allora c'è la possibilità di nuova agricoltura. E se c'è possibilità di nuova agricoltura, c'è bisogno di gente che prepari i nostri ragazzi a farla questa nuova agricoltura. E chiudo veramente. Ma allora, Vince, qua chi è mancato? È l'altra parte, perché l'identità la dobbiamo costruire e la cultura, e quindi la scuola, prima di tutto, deve aiutarci a fare questa cultura, a sventolare questa bandiera. Le amministrazioni comunali, capisco, l'abbiamo detto, il campanile, eccetera. Bisogna cominciare a pensare in modo più allargato. Sono i nostri sindaci, le nostre amministrazioni che devono cominciare a confrontarsi. Ma io dico un'altra cosa. Tradizione e sviluppo è una associazione fatta da professionisti e imprenditori. Giusto? Oggi abbiamo messo insieme a parlare gente competente su un tema che è scuola e territorio. Abbiamo messo i dirigenti scolastici e i sindaci o i loro rappresentanti. E io torno sul tema invece. Qua chi manca, sono proprio gli imprenditori e i professionisti, cioè quella gente che opera, io li ho chiamati in altra occasione operatori economici. È vero, Umberto, che la scelta di un corso invece che di un altro da parte di un allievo non deve essere funzionale a uno sviluppo economico. Questo è vero, perché sennò abbiamo perso la bussola. Prima di tutto bisogna formare, mi sta benissimo l'umanesimo di cui parli. Soprattutto bisogna individuare, e questo lo si fa poco, e seguire le attitudini dell'allievo. E su questo non c'è dubbio, ma poi possiamo vendere tutto l'umanesimo di questo mondo. E se le attitudini vengono scelte da MasterChef e se ne vanno tutti quanti a fare l'alberghiero, allora Tradizione e Sviluppo che organizza un convegno come quello di stasera per dirvi attenzione, che qua c'è un'economia e la cultura fine a se stessa o fuorviata da altre agenzie non serve a niente. Se non fa da traino a uno sviluppo socio-economico del territorio, perché stiamo a parlare di territorio, abbiamo detto che stiamo qua, c'è fermento, è perché dobbiamo dire quello che dobbiamo fare. Se no qua sono cavoli amari per tutti quanti. E allora, nel rispetto di tutti i ruoli, io credo, e non è il ruolo di mecenate, perché il mecenate regala. No, qua deve essere un ruolo interessato. In prima persona, da parte dei professionisti e degli imprenditori. Quindi tutto il mio plauso va a Vincenzo e alla sua associazione per aver organizzato questo incontro. Ma si diceva, usciamo da qua, mo abbiamo fatto tante chiacchiere. Alla prossima, non serve a niente. Chi fa il professionista, non perché io sia professionista, e chi fa l'impresario, non perché io sia impresario, è abituato a ragionare in termini concreti. Dietro i sindaci molto spesso ci sta la politica, e la politica è, sì, pure quella con la P maiuscola, molto spesso ha altre motivazioni, che di concreto hanno poco. Chi sta nella scuola, progetti, progetti, però poi arriva il DPR e ti dice, uè cumbà, questo devi fare, non ti puoi muovere. Umberto parla di autonomia. Ma questa autonomia ce la dobbiamo conquistare. Questa autonomia si conquista però non solo facendo battaglie, Armando dice parla di proteste, certo, anche proteste, ma questa autonomia va conquistata anche da noi stessi, Assindustria, eccetera, impresari, imprenditori, ma il singolo cittadino. È chiaro, ma paghiamo un mucchio di tasse, ora dobbiamo ricominciare da capo anche sul nostro territorio a cacciare altri soldi. Io dico di sì, ma anche il singolo cittadino pagando qualche euro in più al comune di appartenenza per cercare di finanziare, ecco, la conquista di questa identità attraverso una cultura che vada finalizzata a questo lavoro e che vada a incontrarsi con le imprese, ma non è
la cultura che deve incontrarsi con le imprese, sono l'impresa che deve incontrare la cultura e cominciare a far capire con quel senso pratico che contraddistingue l'operatore economico che forse è il caso di smetterla di fare chiacchiere e di cominciare a fare i fatti. La pluriclasse no, pluriclasse sì. Nonostante due sorelle insegnanti con le quali abbiamo fatto lunghi discorsi, eccetera, quindi ci sto anch'io un po' nella scuola, me ne sono sempre interessato, non voglio fare saputello. Certamente la pluriclasse è pesante da digerire dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista didattico. Il polo scolastico è perfetto, facciamo i poli scolastici. Il sindaco Cinocca dice: è stata una scelta amministrativa. Due testuali parole. Mi trovi d'accordo su tutto, però questo appunto lo devo fare, ma non perché ha sbagliato a farla, ha fatto il sindaco, ha fatto bene, no? Ha fatto il bene del suo territorio, io dico del suo, poi speriamo che quello del suo ricada su questo territorio un po' più allargato. Ma certe scelte, e qui parlo agli imprenditori, ai professionisti, non si possono fare come scelta amministrativa. Certe scelte, ed ecco il motivo per cui stiamo qua, devono venire veramente dal basso, devono essere sentite, devono essere ascoltate in quella identità di territorio allargata. L'agrario, vi porto un esempio, e non sto portando acqua a Bagnoli, ma è proprio un esempio lampante così che mi viene adesso, no? Sprondasino lo conoscete tutti, o no? Allora, è un centro in cui Trignina, Verrino, Fresilia, arriverà là, non arriverà là, non voglio entrare in altre polemiche, eccetera. Futura Fondovalle del Vella di collegamento all'altra parte, è un centro o no? Dal punto di vista logistico, viario, eccetera. Ci vuole per forza un paese. Allora, se dobbiamo parlare, ma è una provocazione anche questa, di territorio, questa identità bisogna costruirla, ma bisogna conoscere il territorio, analizzarlo e verificare ove è possibile far sorgere un'iniziativa invece che un'altra. E non tutte le iniziative possono crescere dove già c'è gente, perché diversamente abbiamo finito di distruggere il territorio. Allora, se un polo scolastico sorge in una zona perché è importante, perché logisticamente risponde a dei requisiti, beh, da un'altra parte probabilmente ce ne sarà qualcos'altro da fare. Finisco veramente. Allora, bene il collegamento polo e poi il paesino che deve avere il suo presidio culturale. Sono d'accordo, Berardo, ma anche là poi ci dobbiamo mettere d'accordo su che cosa fare, come funziona e chi lo finanzia. Perché i vecchi centri di lettura, io l'ho frequentato, Ille Tempora, beh, molto spesso erano per dare il posticino a una ragazzetta appena diplomata che stava là, andava ad aprire, se la cantava e se la suonava, chiudeva quando finiva l'orario e amen, e chi si è visto si è visto. Ma non possiamo ragionare in quei termini. Oltretutto la multimedialità che oggi l'informatica ci mette a disposizione, ma veramente altro che rete, ma altro che sistema. Basta, chiudo, ma con una proposta concreta. L'accennava già Vincenzo, se fermento deve essere, non possiamo accendere la sigaretta, fare un tiro e poi la buttiamo, no? La sigaretta va fumata, d'accordo? Il fuoco va alimentato. Allora siamo rimasti in pochissimi. Spero che ci siano altre occasioni, altri incontri, anche in altre realtà, in altri comuni, in altri posti. Spero che ci possa essere, ecco, per costruire questa identità, addirittura una carovana migrante sul territorio, che una volta che si è preparato un piccolo progettino, delle piccole idee progettuali, chiami le nostre comunità veramente a discutere, che veramente sia un processo che venga dal basso. Non sono un antipolitico, non sono contro i sindaci o contro i dirigenti scolastici in questo caso, ma veramente cerchiamo di coinvolgere, perché si parla sempre di questo coinvolgimento, ma poi all'atto pratico non c'è mai, non c'è mai, e invece oggi più che mai di questo c'è bisogno. E allora che venga su un gruppo di lavoro,
che poi può essere allargato da domani mattina in poi, ma già questa sera, che ci siano delle persone capaci di prendere questa iniziativa per provocare anche altri incontri, magari più ristretti, dove si arrivi veramente al sodo per portare avanti questo fermento e far nascere veramente qualcosa di positivo. L'invito, l'ho detto già nell'altro convegno qua, è agli operatori economici. Non possono, come è astratta l'identità del territorio ancora, così può rimanere astratto, ecco, questa identità, gli operatori economici. Ben venga tradizione e sviluppo, se domani mattina ne sorgono altre 10, ben vengono ancora, se poi invece si allarga tradizione e sviluppo, forse pure meglio. Ma imprenditori, operatori economici, professionisti, momenti di incontro, di discussione per elaborare una progettualità che segua questo fermento e che io in grandi linee già la vedo venire fuori, si tratta di incanalarla sulla strada giusta per andare avanti. Agnone, Frosolone, Trivento, certamente punti di aggregazione importanti, voi sindaci avete una grossissima responsabilità, Morì. Santorelli, manca Cardegna, ma voi avete una grossissima responsabilità. Non vi dovete prendere poi dopo soltanto i meriti, ma adesso, proprio perché siete i punti di aggregazione maggiore e quindi avete la forza maggiore, siete partiti voi, forza con l'ENA, perché questo territorio non può identificarsi con i vostri tre comuni, sicuramente, ma se non attuate da subito, con forza, questa idea progettuale, se non raggiungiamo, se non costruiamo e vediamo come questa identità che ci porta veramente ad alzare un'unica bandiera davanti, non possiamo alzare e sollevare il vescovo, lo possiamo pure fare, ma non basta purtroppo. Abbiamo detto, dal punto di vista spirituale va bene. Eccellenza, ci dia una mano a costruire. So che il suo ruolo è un altro, ma la Chiesa è stata sempre attenta agli aspetti economici e sociali della diocesi. La diocesi è questo territorio. Lo dobbiamo far crescere, lo dobbiamo far diventare veramente un'unica identità. Mo mi metto i punti alla bocca e mi sto zitto. Grazie. Grazie al dottor Mastrodonato.